Canuti, dimmi. Ti do degli indizi per cercare di capire chi sarà il nostro ospite. Un quiz? Mi piace un quiz. Iniziamo così. Prego. In che film è stata detta questa frase? Un soldato ha il grande vantaggio di poter guardare il proprio nemico negli occhi. Full Metal Jacket. No, sbagliato, ne aggiungo un'altra. Conquisterò la folla, le darò qualcosa che non ha mai visto prima. Ben-Hur. No, Ricky, vieni qui, ho bisogno di te. Al mio, te, dai. Al mio segnale scatenate l'inferno. L'hai capito, Canuti? Che film è? È Il Gladiatore. È Ricky Cazzola, detto Il Gladiatore, il nostro ospite. Di vai col grigio, cominciamo tra poco. Ho fatto pure la faccia da convinto. 100 Grigio Sport Village ti aspetta per presentarti le grandi novità. Due campi da padel, il gioco che sta conquistando il mondo. Il 100 Grigio Arena, 1500 metri quadri per giocare a volley e a calcio a 5. Nuovo campo in sintetico a 11. E poi ristorante pizzeria, aperto anche a mezzogiorno. Cosa aspetti? 100 Grigio Sport Village è per tutti. Via Bonardi 25, Alessandria. Nuovo SUV Peugeot 2008, Master of the Elements. Scegli la Best Technology Peugeot. Nuovo 2008 con Peugeot e Cockpit e Grip Control. Peugeot. Vieni a scoprirla da Grandi Auto, unica concessionaria Peugeot per Alessandria e Novi Ligure. Info su grandiauto.net. Vai col grigio su Radio Gold, naturalmente in radio ci si può sentire e in video si potete vedere di fianco a me chi ci ospita oggi, la pizzeria Capri di Alessandria in via Canigia, il gestore si chiama Andrea. Piacere, ciao. Ciao Andrea, ciao Andrea. Allora raccontaci un po' della pizza, intanto buonasera anche agli ospiti, clienti del locale e amici. E sì. Amici. La pizza, noi siamo qua dal 58. Dal 58. Sì, siamo i storici in Alessandria, siamo dei primi e... È la pizzeria che ha lanciato il tegamino ad Alessandria, sì, lo possiamo mio padre, dire? Certo, sì, sì. È stata un'idea che ha avuto il nostro padre e l'ha portata. Adesso questa idea la stiamo tirando avanti noi. Qual è la pizza più richiesta? La Capri. La Capri come è fatta? Come si fa? Con allora, scamorza affumicata, poi c'è crema di pistacchio e mortadella. Però, e questa è la più richiesta? Sì, un po' diversa rispetto a... Un po' diversa dal solito. Sì, sei tifoso grigio, Andrea? Sì. Sì. Tanti anni. Tanti sì. anni. Mm. Ma me l'hai detto prima, molto tifoso grigio, dai. Abbastanza. Te le sei viste tutte quest'anno? Sì, ho saltato soltanto Olbia. Ecco appunto, quindi un po' tifoso grigio è riduttivo forse. Sì, un po' tanto. A Olbia ti probabilmente hai visto cosa è successo, lo facciamo vedere a tutti gli altri. Olbia Alessandria, lanciamo la scheda di Francesco Conti. Grazie Andrea. Grazie, ciao, ciao. Come i grigi, nessuna in Italia. Anche il Lecce e la Viterbese domenica sono crollate. L'Alessandria ora è l'unica formazione senza sconfitte nei campionati professionistici. Ci perdoni mister Braglia, ma è impossibile non sottolinearlo dopo la goleada di Olbia. Difficile immaginarsi però un punteggio così largo dopo il botta e risposta del primo tempo con la prima gioia stagionale di Branca, troppo forte il suo sinistro per il portiere Carboni, pareggiata dall'inserimento vincente di Cossu, bravo a sorprendere i colossi della difesa Mandogna cogliendo in controtempo Gianmarco Vannucchi. La mossa che manda in scacco il numero 7 porta la firma del tecnico grigio. La vivacità di Nicco irrobustisce la mediana, manda in crisi anche la fase difensiva gallurese. Dopo un periodo di digiuno, Gonzales si rifà con gli interessi, riagganciando l'amico Bocalon in testa alla classifica dei bomber e nel mezzo anche il piattone destro di Celiac, spietato nel punire una leggerezza della retroguardia bianca. Come te non c'è nessuno, Alessandria, un orso che di andare in letargo proprio non ne vuole sapere. Eccolo qua, lo vedete, Riccardo Cazzola, uno dei protagonisti di questa stagione. È difficile trovare un non protagonista in questa annata dell'Alessandria, almeno in queste prime partite. Buonasera Mimma Caligaris. Buonasera, buonasera. Il gladiatore Cazzola ne ha saltata una e l'Alessandria l'ha pareggiata quella. Oltre al gladiatore porta fortuna a questo punto. Ecco. Quindi è meglio, ma potrebbe essere anche pure quella settimana lì di vigile di Cremona, vederlo in campo all'allenamento alla missione, ma una faccia un po' scura, probabilmente non ha fatto molto,
non gli ha fatto molto bene, non riusciva molto bene a metabolizzarlo, che te la voglio anche poi ne parliamo di perché in sono arrivate un po' di domande anche su quella espulsione, il fatto che hai saltato la partita con la Cremonese, una delle più importanti della stagione. Ma sai, ormai iniziamo a fare anche, qualcuno ci guarda, qualcuno dice che siamo fortunati. Poi magari andiamo a vedere i rigori che danno gli altri. È subito polemica, no, prima Caligari. No, se la rigi è pronta, rivediamo un attimo i gol di Olbia Alessandria. Ce ne sono stati 5-4 per un'altra vittoria importante. Beh, per i grigi. Riccardo, allora, questo inizio di campionato te lo aspettavi così? Beh, sicuramente. Penso che insomma chiunque non potesse augurarsi un inizio migliore. Stiamo andando veramente oltre ogni aspettativa, anche se, come tutti sappiamo, la squadra insomma è stata costruita per vincere il campionato, però insomma dobbiamo comunque renderci conto di quello che stiamo facendo, ecco, perché stiamo andando veramente oltre ogni pronostico e non dobbiamo abbassare la guardia, perché sappiamo che finora non abbiamo fatto davvero nulla. Bisogna sfruttare questo momento, continuare a lavorare e continuare a costruire insomma partita in partita il nostro campionato. Sono arrivati tantissimi commenti nei tuoi confronti, non solo domande, noi abbiamo chiesto domande, ma tanti hanno voluto dire, tipo Sandro, che giocatore, riferito a Cazzola, fantastico, uno dei centrocampisti più forti che ho visto giocare al MOC, forza della natura e professionista esemplare. Sì, sul professionista sono d'accordo, insomma sul giocatore certo fa piacere, poi io credo che un giocatore come me tragga vantaggio dal fatto che comunque la squadra stia facendo molto bene, quindi io credo che ognuno di noi venga valorizzato per i risultati che sta ottenendo questa Alessandria. Come si diceva prima, è difficile non trovare un protagonista di tutti e venti, perché come è successo domenica a Nico, che era probabilmente dei centrocampisti quello che magari aveva giocato meno, è entrato, ha cambiato la partita e, come gli ho detto a fine partita, ce l'ha fatta vincere lui. Quindi è bello, perché quando si vince e quando c'è questa coesione, si è protagonisti tutti e ci si divide i meriti tutti. Il gol di Celia, che è stato anche dimostrazione, è andato a esultare verso la panchina. E no? Poi anche la dedica, che ha detto, la dedica certo. A tutta la gente che lavora per l'Alessandria, la dedico soprattutto ai miei compagni, a quelli che giocano un po' meno, perché quando entrano sono sempre decisivi. E credo che questo sia un valore aggiunto, Riccardo, cioè il fatto che anzitutto c'è un mister che gioca la partita con 14 giocatori. I tre cambi non sono mai i cambi per andarsi a prendere un minuto in più, recupero per perdere tempo, sono cambi sempre funzionali, sempre mirati, e chi entra ha motivazione eccezionale. Per certo, stare in panchina non piace mai a nessuno, non piace, no, però questa è una maturità, una forza anche di testa della squadra. Ma infatti la forza di questo gruppo deve essere questa, perché sappiamo che il campionato non si vince in 11, non si vince a novembre, sappiamo che sarà ancora molto lunga e dura e abbiamo bisogno davvero di tutti, e penso che in queste prime partite la differenza l'abbiano fatta soprattutto chi ha giocato meno e a partita in corso è entrato, oppure chi dall'inizio si è fatto sempre trovare pronto. E una menzione particolare va appunto a quei giocatori che finora magari hanno giocato bene, però durante la settimana sono i primi a essere d'esempio per tutti a livello di impegno, di voglia di fare, di mettersi in discussione. Quindi un plauso veramente va soprattutto a loro. Allora, sono arrivate tantissime domande anche sul quiz di giornata, visto che siamo in una pizzeria da Capri. Abbiamo chiesto qual è la pizza preferita da Riccardo Cazzola. Noi lo sappiamo, qualcuno ha indovinato, qualcuno no. Sveleremo alla fine della trasmissione chi ha vinto, che cosa ha vinto il biglietto per vedere la partita Alessandria-Siena. Andiamo in pubblicità, torniamo tra poco, vai col grigio. Ciao, tutto confermato. Ho prenotato in un posto quasi buono. C'è il mio amico, quasi simpatico. No, andiamo con il mio, che è quasi un Qashqai. Perché accontentarsi se puoi avere il massimo? Nissan Qashqai, di original crossover, imitato da sempre, eguagliato mai. A settembre, gamma DSi a tasso zero con 4 anni di garanzia da 20.500 euro in caso di permuta o rottamazione. TAEG 1 e 38, info precontrattuali su nissan.it. Gruppo Resicar, concessionario ufficiale Nissan per la provincia di Alessandria. Strada statale 10, angolo via Clemente Spinetta Marengo, Alessandria. Vai col grigio con Riccardo Cazzola. Spostiamoci un attimo, ci mettiamo al centro perché siamo in radio, ma siamo anche in video, dobbiamo essere, insomma, come si fa in televisione, al centro della scena. Al centro della scena c'è Riccardo Cazzola, come al centro del campo, e da lì non si passa, come hanno detto anche alcuni tifosi. Ti giro due domande, Grigiale. Sei un po' dispiaciuto, e qua ci ricolleghiamo anche alla domanda, a quello di cui discutevamo prima, sei un po' dispiaciuto per non aver potuto giocare la partita contro la Cremonese?
Beh, sicuramente, insomma, dal di fuori è stato veramente difficile, visto che comunque l'atmosfera allo stadio era veramente fantastica. Penso che chiunque dei miei compagni, anche chi magari è partito dalla panchina, l'avesse voluta giocare, quindi non è stato semplice, però ripeto, ero il primo tifoso e insomma sono felice di aver vissuto, anche se non dal campo, una serata così. Insomma, vedere i nostri tifosi così entusiasti e così attaccati alla squadra per noi è veramente un motivo d'orgoglio. Fabio da Valenza ti ha raggiunto in ritiro a Bardonecchia, quando la squadra era in ritiro, e ti aveva fatto una domanda, magari non te la ricordi, ma ce l'ha rifatta oggi. Cioè, visto che l'anno scorso giocavi nel Livorno e si sa che la tifoseria di Livorno è piuttosto calda, ti chiede, adesso voglio vedere cosa rispondi, qual è la tifoseria più calda, di alessandrini o livornesi? Bisogna vedere cosa si intende più caldo. Insomma, l'anno scorso purtroppo ci sono poche cose da salvare, ecco, quindi mi tengo stretto il ricordo e il pensiero positivo che ho ora di quest'annata, di questa tifoseria che ci incita e ci sprona di partita in partita, e quindi l'immagine più bella voglio che rimanga la curva o comunque lo stadio del Moccagata. L'anno scorso è una parentesi da cancellare, anche se tutta esperienza e tutto serve, certo. Però sono concentrato su quello che sta succedendo quest'anno e sono positivo. Allora, ancora tifosi protagonisti, ti lascio la rubrica di Adelchi Pozzo, vai con la tastiera. Facciamo un passettino in avanti, va bene? Allora, vai con la tastiera, l'angolo social di Vai col Grigio. Io vado a cercare sulla rete cosa si dice. Ah, ti dico una cosa, la settimana scorsa c'era Sestu, abbiamo inventato Vai col Grigio il fattore Sestu, e Fabio Grigionero, mi ricordo di ricordarlo anche oggi, sai qual è il fattore Sestu? No. Allora, dopo essere andati sotto di un gol, dopo 6 minuti l'Alessandria ha recuperato il risultato. E ad Olbia al sesto minuto, perché non è più il sesto minuto è segnato. E questo ringrazio Fabio Grigionero. Ivan dice, Pierino la peste, chapeau mister. Com'è questo mister che tu conosci già in altre squadre, in altri spogliatoi? È tosto. Probabilmente penso che sia l'allenatore giusto per una squadra costruita per vincere. Non è una sviolinata, ma vivendo soprattutto un momento di così tanto entusiasmo, lui è il primo a ricordarci che non abbiamo fatto nulla, che sono ancora soli 5 punti che ci dividono da Cremonese, che di settimana in settimana dobbiamo continuare a migliorare, che il campionato è ancora lungo, e quindi è il primo che ci tiene coi piedi per terra, come è giusto che sia. Dakota Roz, spero che si dica così, dice, ma a che ora finisce il riscaldamento? Tu, 9 partite, 9 vittorie, presente? Speriamo che si possa continuare a scherzare, dai. Noi ce la stiamo mettendo tutta ed è bello vedere così tanto entusiasmo, perché è contagioso, quindi speriamo di regalare ancora ai nostri tifosi tante soddisfazioni, ma soprattutto quella più bella a fine campionato. Senti, ma Roberto, torniamo un attimo in campo ad Olbia, nell'isola Sardegna, isola importante per te, poi parleremo anche della Sardegna. Dice, ma quanti cossi ci sono? Tu eri in mezzo, quanti cossi ci sono in questo grado? È fortissimo. Sembravano parecchi in mezzo al campo. No, davvero, mi ha fatto un'ottima impressione, davvero, un giocatore totale, e nonostante l'età, oltre alla grande qualità, ci ha messo anche veramente tanta, tanta sostanza, perché era un giocatore a tutto campo che impostava, rincorreva, recuperava, dribblava, quindi veramente veramente forte. Adesso tocca a Canuti, però l'ultima cosa, Ricky Cazzola è molto social, vedo che tu Twitter, vedo che tu Facebook, vedo soprattutto Instagram, quindi potete seguire Ricky Cazzola come seguite Vai sul Grigio, perché vedrete dei bei post e delle belle foto. Canuti, tocca a te adesso. Sì, tocca più che altro al nostro ospite Riccardo Cazzola, che di gol non ne fa tantissimi, quest'anno ne ha fatto uno con i grigi, ma ne fa belli. Vediamo il video dei gol di Riccardo Cazzola. 2 secondi. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you
you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heavens above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Eh beh, ne hai fatto uno anche di tacco alla Ibra, eh? Sembravi sì, Ibra. Senza, non, senza saperlo, però, è stato un colpo di fortuna. Super cazzola, non super cazzola. Ah, no, pensavo fosse super cazzola. Ah, okay, non okay. Era come no, era più simpatico adesso. Super cazzola, però. No, fatto no, male a specificare. No. Pubblicità, torniamo tra poco. Tra l'altro, Ibra, tu ci hai giocato contro e tra poco ne parliamo anche. 100 Grigio Sport Village ti aspetta per presentarti le grandi novità. Due campi da padel, il gioco che sta conquistando il mondo. Il 100 Grigio Arena, 1500 metri quadri per giocare a volley e a calcio a 5. Nuovo campo in sintetico a 11. E poi ristorante pizzeria, aperto anche a mezzogiorno. Cosa aspetti? 100 Grigio Sport Village è per tutti. Via Bonardi 25, Alessandria. Nuovo SUV Peugeot 2008, Master of the Elements. Scegli la best technology Peugeot. Nuovo 2008 con Peugeot e cockpit e grip control. Peugeot. Vieni a scoprirla da Grandi Auto, unica concessionaria Peugeot per Alessandria e Novi Ligure. Info su grandiauto.net. Michael Grigio su Radio Gold, in video su radiogold.it, Riccardo Cazzola è il nostro ospite, siamo da Capri, pizzeria in via Canigia d'Alessandria, con Mimma Caligaris. Andiamo a descrivere un po' il nostro gladiatore, il condottiero, come ti chiamavano a Castellammare, a Castellammare di Stabia, il gladiatore. Prima gli chiedevo anche se è cambiato un po' Piero Braglia da Castellammare, sostanzialmente è lui, è sempre rimasto lui. Tra l'altro vediamo anche alcune foto, lo dico chi ci guarda in video. Quando giocavi nell'Atalanta, insomma, hai incontrato certi campioni come Ibrahimovic, ad esempio. Che giocatore è Cazzola? Beh, io ero un giocatore... Non Ibra, Ibra lo infatti pensavo... Ibra lo conosco. Ci interessa meno. Ma secondo me è un giocatore che poi i tifosi stanno imparando a conoscere. Un giocatore che lì in mezzo magari non vedi, nonostante questa stazza da gladiatore, però fa il passo giusto, il movimento giusto, il tocco giusto, senza essere appariscente, ma sostanza. E sostanza di qualità. Non è un caso, nessuno meno di altri, che a parte la partita incriminata con la Cremonese e questa espulsione che ci è rimasta un po' qui sul gozzo a tutti, è l'unico, cioè, ruotano i centrocampisti intorno, giustamente dicevo, c'è stato spazio per Branca in questo momento, c'è stato spazio per Adriano molto più, con più frequenza, c'è stato spazio per Nicco, il punto fermo è Cazzola. Ti faccio una domanda a cui so già la risposta, però ci provo sempre, con chi ti trovi meglio? Mezzavilla, Nicco, Branca. Beh, anche questo è un bellissimo con Pandev. Adesso intanto vediamo altre immagini di giocatori campioni, diciamo così, con cui destro, con cui ma io credo che non è una risposta per comunque di comodo, ma veramente siamo in quattro centrocampisti con quattro caratteristiche diverse e quindi possiamo adattarci comunque bene o male veramente tutti e quattro per giocare insieme. Abbiamo veramente un reparto secondo me in mezzo al campo di grande qualità e quantità, e quindi il mister ha solo che l'imbarazzo della scelta, ecco, perché qualsiasi scelta possa fare di certo non sbaglia. Si è passati domenica a 3. Qua c'era un giovane Dybala con cui giocavi ai tempi di Atalanta-Palermo.
si è passati a tre, che non è sostanzialmente non è un modulo, una linea di centrocampo molto amata da Piero Braghi, almeno non con questa rosa. Lui ha detto intanto sanno farla, li ho messi perché intanto sanno farla. Quindi anche tu che magari sei più portato a fare un centrocampo come vuole lui, cioè con quel tipo di movimento dei due centrali, ti sei adattato benissimo. Sì, sì. No, ma io insomma non sono più giovanissimo, quindi ho avuto modo di giocare in tutti i ruoli, ecco, del centrocampo, quindi anche domenica è stato semplice adattarsi all'Evenienza. Poi ripeto, abbiamo giocatori talmente versatili che basta poco per adattarsi alle richieste del mister. E domenica è stata una scelta azzeccatissima, perché probabilmente ha cambiato l'inerzia della partita. Guarda qua con chi hai giocato contro, con un certo Alex Del Piero, che ti entra in scivolata tra l'altro e ti ruba il pallone, no, sembra dall'immagine. E riparte e fa gol. E io credo che questa sia una delle maglie che tu senti, ti senti più addosso, quella dell'Atalanta. Ma probabilmente visto dal di fuori potrebbe sembrare così, visto che comunque ho realizzato quelli che possono essere i sogni di ogni bambino. Però le emozioni nelle difficoltà che ho vissuto l'anno della Serie C a Castellammare sono sempre predominanti, perché comunque vincere un campionato partendo da una squadra che doveva solo salvarsi in un ambiente comunque difficile e molto caldo, ma non solo all'aspetto calcistico ma anche a livello sociale, è un ambiente dove comunque ha tuttora parecchie difficoltà economiche. Quindi abbiamo veramente ravvicinato, grazie al calcio, molte persone a tirare un sospiro di sollievo almeno la domenica durante il quotidiano. Quindi per ora i ricordi più belli sono quelli legati a Castellammare. Sarà per questo probabilmente che Piero Braghi è nella lista del mercato, ha messo un nome. Poi ne parliamo di Braglia. Volevo vedere ancora una foto che riguarda forse Cazzola. No. Riguarda un certo Adelchi Puozzo. Che cosa ci fai con Buffon? Dove sei, Adelchi? Adelchi. Ebbene, non te lo posso dire. Non te lo posso dire. In che senso me lo puoi dire? È un segreto. Allora, la seconda volta che lo incontro. La prima volta la rimettiamo, è possibile? Chiedo alla regia adesso. Eccola qua. Beh, naturalmente ho una faccia da serio, ci vuole coraggio per farci. Che faccia avete? Che faccia da serio? Tutti e due. No, sono su un treno qui. Vabbè, ma non importa. È un treno italo. È la seconda volta che lo incontro. La prima volta gli ho detto, Gigi. Okay. Stai tranquillo che io di selfie, di autografi non te ne chiedo, anche se sei portiere nazionale. L'ho rincontrato e però c'è Michael Grigio, ti devo chiedere. Ecco, va bene. E lui ti ha chiesto, cos'è Michael Grigio? Michael Grigio, sì, abbiamo fatto anche un post, ma stava andando dal suo amore. È un viaggio tra Torino e Milano. Questo. Tra poco conosciamo anche l'amore di Cazzola. Ti sei sposato l'anno scorso? Sì, più 21 giugno, quindi 21 giugno. Più di un anno. Perché ci sono le domande di Adelchi Puozzo, tra cui si parlerà anche tua neomoglie. Andiamo poi col GR adesso, vai col Grigio. Buona serata da Tatiana Gagliano. Incidente mortale questa mattina a Valenza sulla strada provinciale 494. Intorno alle 12 un'auto guidata da una signora di 77 anni si è scontrata con un'altra vettura nei pressi dello svincolo verso Casale in zona stazione. Immediato l'intervento del 118 dei vigili del fuoco, ma per l'anziana Francesca Bellingeri non c'è stato purtroppo nulla da fare. Ferito in modo grave il cittadino norvegese a bordo dell'altra auto in viaggio con la sua famiglia, portato in ospedale in prognosi riservata. Dalle prime ricostruzioni la donna potrebbe aver perso il controllo dell'auto a causa del fondo stradale sdrucciolevole. I carabinieri di Acquiterme sono riusciti ad arrestare in flagranza una banda pronta a rapinare lo sportello bancomat di una filiale della BNL di Rho. I militari sono arrivati fino all'istituto milanese pedinando il 60enne acquese Natale Caruso. I carabinieri si erano insospettiti quando durante un controllo nella città termale avevano fermato l'uomo in compagnia di due torinesi, anche loro noti alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, e uno in particolare considerato un esperto di rapine con la tecnica del buco nel muro. Monitorati tutti i movimenti del 60enne, i carabinieri sabato hanno fatto irruzione in una palazzina disabitata confinante con l'istituto di credito di Rho, dove l'uomo, insieme a tre complici, aveva già iniziato a spaccare il muro per arrivare al bancomat. L'acquese Natale Caruso e tra i torinesi Maurizio Scerbo di 56 anni, Daniele Carnevale di 33 e lo zio di quest'ultimo, Antonio Carnevale di 57 anni, sono stati quindi arrestati per tentato furto aggravato e danneggiamento aggravato.
E andiamo ora ad Alessandria. Con il passaggio delle prime auto, il ponte Meyer ha ora davvero riunito le due sponde del fiume Tanaro, anche se finalmente uniti, come recitava lo slogan della lunga festa per l'inaugurazione, gli alessandrini continuano però ad essere divisi sul ponte, nome compreso. In questi anni è stato per lo più identificato usando il cognome dell'archistar americana Richard Meyer. Ora che non è più solo un progetto, i molti, a partire dal sindaco Rita Rossa, hanno ripreso a chiamarlo Ponte Cittadella. Per una parte di Alessandria, però, il Cittadella sarà sempre solo il ponte abbattuto nel 2009. Tra gli alessandrini ce ne sono poi molti che fanno davvero fatica a chiamare il nuovo collegamento della città il Meyer, e non solo per la pronuncia. Anche se la mano che ha tracciato l'arco è quella dell'archistar americana, fu l'ex sindaco Francesca Calvo a volere questo ponte. Tanti sono quindi anche gli alessandrini che vorrebbero intitolare l'infrastruttura proprio all'ex sindaco Calvo, scomparsa nel 2003. E ora dagli studi di Radio Gold torniamo in diretta dalla pizzeria Capri in via Canigia 8 ad Alessandria per Vai col Grigio, l'approfondimento dedicato all'Alessandria Calcio in collaborazione con Ascom Confcommercio. Ospite di questa sera di Daniele Canuti, Adelchi Puozzo e Mimma Caligaris è Riccardo Cazzola. Continuate a mandare le vostre domande al centrocampista Grigio al numero WhatsApp di Radio Gold 331 12 71 310 e perché no, visto che siamo quasi ad ora di cena, raggiungete il nostro ospite alla pizzeria Capri in via Canigia ad Alessandria per conoscerlo di persona. In ogni caso, seguiteci in diretta streaming sul nostro sito radiogold.it. Ciao, tutto confermato. Ho prenotato in un posto quasi buono. C'è il mio amico quasi simpatico. No, andiamo con il mio, che è quasi un Qashqai. Perché accontentarsi se puoi avere il massimo? Nissan Qashqai, the original crossover, imitato da sempre, eguagliato mai. A settembre, gamma DSi a tasso zero con 4 anni di garanzia da 20.500 euro in caso di permuta o rottamazione. TAEG 1 e 38, info precontrattuali su nissan.it. Gruppo Resicar, concessionario ufficiale Nissan per la provincia di Alessandria. Strada statale 10, angolo via Clemente Spinetta Marengo, Alessandria. Siete sempre su Vai col Grigio su Radio Gold, ci potete vedere anche su radiogold.it. Siamo alla pizzeria Capri di Alessandria, vedete anche le persone dietro di me che stanno mangiando? No, solo guardando per ora. Per adesso guardando, va bene. Poi mangeranno da Capri. Abbiamo Riccardo Cazzola, nostro protagonista. A proposito di mangiare, abbiamo lanciato il quiz sulla pizza preferita da Riccardo Cazzola. Chi vince, vince la possibilità di andare a vedere Alessandria Siena domenica pomeriggio. Scriveteci un WhatsApp, tardo pomeriggio. Scriveteci un WhatsApp al 331 12 71 310. Le 5 question di Adelchi Puozzo ora. È imparata. 5 domande, Ricky. Ma tu sai che sei cinestesico? Sì, lo sapevo. Lo sapevi, Regista. Perché Mimma Caligaris, nella pagella che ha dato dopo la partita con l'Olbia, ha detto Cazzola 7. Un giocatore così deve sempre esserci se ci giochi a 4 o a 3. Tantissima sostanza, la giocata giusta, sempre la dote non comune di anticipare la mossa dell'avversario. E anticipare la mossa dell'avversario, sapere dove arriva la palla, è una dote cinestesica. Pensa che all'Università di Harvard il professor Gardner, Howard Gardner, ha elaborato una meravigliosa teoria, che è uno psicologo, che sconvolge la teorizzazione dell'intelligenza della persona umana. Dice, ma cos'è questo qui, quoziente di intelligenza? Cos'è? Ci sono 7 le intelligenze definite, e una questa è la stinessesi, ovvero sapere una forma di intelligenza che ti porta, no, a capire un momento prima degli altri come arriverà quella palla e dove arriverà quella palla. Oppure anche i grandi ballerini hanno questa dote, che sono appunto perlomeno 7. Quindi ti senti questa dote di anticipare a metà campo e di arrivare sempre prima sulle seconde palle, su queste cose? Mi sa che si chiama più fortuna nel mio caso che... Ma sì, non si campa, non si diventa professionista, no, con la fortuna. No, vabbè, è una qualità sulla quale, insomma, il mio gioco, si sa, è fisico, quindi molte volte cerchi di capire quello che, insomma, è nelle intenzioni dell'avversario. A volte va bene, altre meno, però. Un'altra delle tue doti, che l'hai detto tu sui social, lo ricordiamo, ti seguiamo, è la resilienza, vero? Sì. La resilienza, ricordiamo, che è la resistenza all'avversità. Bene, abbiamo adesso una foto, un contributo, se la regia ce lo manda in moto. Ecco qui, un bel selfie, un bel selfie di Cazzola. Chi sono? Quello là è Branca, quello là è Sembra. Quindi ancora non riconoscevo i miei futuri compagni, quindi...
sono giocatori tutti... No. Io questo insomma è... vabbè, per chi non lo sapesse, il giorno del mio matrimonio, 21 giugno scorso, un anno e passa fa, del 2015, e questo è un selfie con tutti i familiari e amici. La domanda è questa, lei è una modella e una donna di spettacolo, tu un calciatore professionista, è difficile coniugare tutto questo, com'è la vostra settimana tipo? Ma facciamo una vita molto, molto tranquilla, stiamo bene a casa davanti a un film, insomma siamo fortunati, perché quando c'è l'amore, quando si sta bene insieme, poi tutto viene di conseguenza. Adesso abbiamo ancora un contributo video. Naturalmente, guarda un po' questo rigore parato, è inutile. Ricordiamo che questa signora che all'anagrafe risulta tua moglie, è Francesca Rossi, sì. È stata anche Miss Sardegna, ha concorso per Miss Italia ed è una vera bellezza. Bellezza e gelosia sono direttamente proporzionali all'uomo cazzole, chiedo questo. Ma non credo, nel senso che di mia moglie sono geloso. Per l'ambiente che frequenta, per insomma, per il fatto che comunque sia una bellissima ragazza, però visto il rapporto e la fiducia reciproca che abbiamo, va oltre qualsiasi tipo di gelosia, quindi insomma, inizialmente lo ero molto di più, ora conoscendola sempre di più, la persona speciale che è, insomma, la gelosia c'è, perché insomma, penso che quando c'è amore c'è gelosia, però è nella dovuta proporzione. Signore e signori, te lo dice uno che ha i capelli bianchi, questo è un uomo innamorato, veramente innamorato, Riccardo Cazzola. Adesso vediamo un altro profilo, ecco. Noi abbiamo guardato, ho cercato sui social, c'è un tuo tweet che, mentre loro ti facevano la domanda prima, io ho detto, è la Juve Stabia quella che ti è legato al di là dell'Atalanta, c'è un tweet che è legato al 19 giugno 2011, la Juve Stabia, e noi speriamo anche nei corsi, ma soprattutto nei ricorsi storici, dopo 60 anni ritorna in B, con Braglia allenatore e Cazzola in mezzo al campo. Braglia Cazzola, Cazzola Braglia. Cosa ci puoi raccontare di questo duo? Ah, insomma, al mister devo tanto. Lui mi ripete sempre che insomma, se sono arrivato a giocare in Serie A è merito suo. Non posso dargli a volte torto, nel senso che comunque... E grazie a quell'annata che poi la mia carriera ha avuto un'impennata improvvisa, perché insomma nel giro di un anno sono passato dalla vittoria del campionato di Serie C a 6 mesi di B e poi alla Serie A, quindi diciamo che ha dato il là alla mia carriera e non posso che ringraziarlo. E adesso andiamo sulla geografia, una domanda di geografia, e mandiamo un'altra immagine. Verona è la tua città natale. Pare che però questa città ti abbia ispirato molto nella tua vita. Romeo e Giulietta, e tu l'abbiamo detto, sei un uomo, l'amore tra te e Francesca, ma anche il nome di Gladiatore, a Verona c'è l'arena. La tua città quindi non è stato solo un momento di partenza, oppure tu prevedi di tornarci e magari anche da calciatore o con che progetto? No, in questo momento io e mia moglie il futuro lo stiamo costruendo a Bergamo, che è stata la città dove comunque ci siamo vissuti per primo, la città dove ci siamo trovati molto bene, la città dove a livello logistico comunque sono a un passo da casa mia a Verona, abbiamo gli aeroporti che portano dritti per la Sardegna, per quindi fare sentire meno la lontananza dei suoi familiari, quindi Verona resta nel mio cuore perché è la mia città natale, però... Il nostro futuro lo vediamo più a Bergamo, sinceramente. Allora io faccio una battuta per i tifosi di San Scuola. Ci saluti il Boccia quando vai a Bergamo. Volentieri. Vieni, Canuti. Andiamo in pubblicità, tra poco c'è una sorpresa per Riccardo Cazzola e c'è una sorpresa anche per chi ha vinto il quiz, quindi potrà andare a vedere Alessandria contro il Siena domenica. Svegliamo anche il gusto e la pizza preferita del nostro ospite. Vai col grigio, pubblicità. 100 Grigio Sport Village ti aspetta per presentarti le grandi novità. Due campi da padel, il gioco che sta conquistando il mondo. Il 100 Grigio Arena, 1500 metri quadri per giocare a volley e a calcio a 5. Nuovo campo in sintetico a 11. E poi ristorante pizzeria, aperto anche a mezzogiorno. Cosa aspetti? 100 Grigio Sport Village è per tutti. Via Bonardi 25, Alessandria. Wow.
nuovo SUV Peugeot 2008, Master of the Elements. Scegli la Best Technology Peugeot. Nuovo 2008 con Peugeot e Cockpit e Grip Control. Peugeot. Vieni a scoprirla da Grandi Auto, unica concessionaria Peugeot per Alessandria e Novi Ligure. Info su grandiauto.net. Michael Grigio con Riccardo Cazzola, tra poco lo spogliatoio questo sconosciuto. Se le fai question di Adiel Chipuozzo ti sono sembrate cose difficili, non hai ancora visto che cos'è lo spogliatoio, tra l'altro oggi in versione speciale. Dietro di noi, per chi ci vede in video, c'è Andrea che sta arrivando con la soluzione all'enigma, cioè la pizza preferita da Riccardo Cazzola. Guardalo un po', mettila in camera. Che pizza è, Riccardo? Una margherita con wurstel e patate, però al forno e non fritte. Hai capito, la pizza preferita di Riccardo Cazzola è wurstel e patate al forno, arrosto. Esatto. Che non è proprio la pizza classica, diciamo. Quando me la concedo, però me la concedo buona, dai. Possiamo dare il premio a Ilaria che ha detto wurstel e patatine? Ah. Perché era difficile beccare le patate arrosto. Io direi che Ilaria ha vinto, non la pizza che la diamo a Riccardo Cazzola, te la mangio io. Ma ha vinto la possibilità di andare a vedere Alessandria a Siena domenica gratuitamente, grazie alla tessera che Adiel Chipuozzo aveva da qualche parte o non ce l'ha. Cosa arriva? La farinata adesso. Arriva anche la farinata, che è la preferita da Adiel Chipuozzo, come si vede il piatto è praticamente finito. Arriva lo spogliatoio, questo sconosciuto, noi ce ne andiamo, diamo la parola ad Adiel Chi e Riccardo, tu rimani qua. Grazie Andrea. Grazie. Ricky, stravolgiamo lo spogliatoio. Io facevo delle domande, chiedevo lo scaramantico, chiedevo lo smemorato, il canterino. Dai, lo facciamo diverso. Siamo in una pizzeria, siamo alla pizzeria Capri. Cosa dici? Diamo un nome a queste pizze, a qualche giocatore dei grigi che è nello spogliatoio con te? Nel senso, chi potrebbe mangiare la margherita, una pizza semplice? A chi le daresti? La margherita sicuramente fa fissore, dai, perché all'interno dello spogliatoio è quello che è più fissato con la dieta, con il cibo, quindi la diamo a lui, così sta leggero. Gorgonzola... Stai pensando già alle scarpe? Partita, no, sto pensando alla Coppa Italia. No, Gorgonzola... È difficile da associare, dico la Gorga, dai. È uno che gli va tutto bene, che gli diamo una 4 stagioni, chi la diamo? Questa ha un mangione a Gozzi. A Gozzi gli diamo la 4 stagioni. La bufala, c'è qualche Pinocchio? Nello la spogliato? Bufala, no, però la do a Felice, piccolo, dai, visto che è di quelle zone, quindi napoletano, diamo a lui. Bene, e allora andiamo alla siciliana. Siciliana... Siciliana, una siciliana a Manfrin, dai, così cito anche lui, il mio compagno di camera. E poi siamo alla Capri, guarda il mare quanto è bello, ispira tanto sentimento. Ai frutti di mare chi la diamo? Ai frutti di mare, a chi possiamo farla mangiare? Facciamo Barlocco, dai, una a caso. Sappi che questo è registrato? Sì. E quando arriveranno gli faremo mangiare noi questa pizza. Hai capito che non ti sappiamo anche le pizze che avrebbe attribuito Ricky il gladiatore Cazzola. Tra poco andiamo a presentare anche con Mima Caligaris la partita di domenica con il Siena, avversari ostici come tutte le toscane, un'altra toscana toccherà. Facciamo un ultimo break e poi con Riccardo Cazzola andiamo a scoprire qualche cosa, qualche anteprima su Alessandria Siena di domenica. Vai col grigio. Ciao, tutto confermato. Ho prenotato in un posto quasi buono. C'è il mio amico quasi simpatico. No, andiamo con il mio, che è quasi un Qashqai. Perché accontentarsi se puoi avere il massimo? Nissan Qashqai, the original crossover, imitato da sempre, eguagliato mai. A settembre, gamma DSi a tasso zero con 4 anni di garanzia da 20.500 euro in caso di permuta o rottamazione. Tag 1.38, info precontrattuali su nissan.it. Gruppo Resicar, concessionario ufficiale Nissan per la provincia di Alessandria. Strada statale 10, angolo via Clemente Spinetta Marengo, Alessandria. Vai col grigio, Riccardo Cazzola, Mima Caligaris, allontaniamoci un po' così ci stiamo tutti. Andiamo a vedere anche col contributo delle immagini come è andata l'ultima partita del Siena, che ha perso
contro il Piacenza. Intanto introduciamo questo avversario, Mimma. Intanto per dire come sentono questa partita, io oggi ho sentito la detto stampa loro per chiedere la possibilità, come facciamo sempre, di parlare con l'ex e con Leo Terigio. Ho detto no, questa settimana la società non fa parlare nessuno, soltanto in conferenza stampa. Non l'hanno presa bene, diciamo, sta sconfitta. Non l'hanno presa bene, devo dire che però comunque al di là di questo il Piacenza è secondo me una squadra molto forte, è una squadra che ha perso soltanto con l'Alessandria, e questo dimostra un pochino una squadra che ovviamente arriva dalla D e ha grandi ambizioni. Siena è un ritorno, cioè è sempre stata Robur Siena. Io ricordo, ho anche dei ricordi non bellissimi dell'anno di Orrico, quando ci disse andiamo là e ripartiamo, ne tornammo con tre. Ma era Orrico, e non era il doppio VM. gli interisti se lo ricordano, il doppio VM di Orrico, vabbè. Però devo dire, è una squadra che comunque ha ambizioni, non so, ha vissuto delle beghe societarie di divisione di quote, però è una squadra affidata a Giovanni Colella, che è tecnico che noi abbiamo conosciuto, affrontato a Como l'ultima volta, okay. Ed è una squadra secondo me che stava crescendo prima di questa sconfitta, che chiaramente punta ai playoff, non a molto di più, almeno in questa stagione, però è una squadra che vuole ritornare protagonista nel calcio professionistico, una squadra che l'ha stata protagonista. Una domanda, un vecchio fedele grigio: nel tuo passato ci sono state squadre di alto livello, però le soddisfazioni più belle forse le hai avute nella Juve Stabia con Bragli allenatore, ora che lo hai ritrovato puoi toccarti, pensa di poter replicare la promozione di 5 anni fa? No, non sono scaramantico. Beh, insomma, sei o non sei scaramantico? Non sono. Ci fai vedere cos'hai al mignolino in camera? Mignolino? Perché hai un anello, vai più vicino. Cos'è? Questo è il regalo di mia moglie. Una R? Sì, è un regalo, R-K? Tra l'altro recente. No, R, cioè una farfalla. È un regalo di mia moglie al mio compleanno, 31 anni, lo scorso 8 ottobre, quindi è recente. La promozione con Braglia, quella che sicuramente è stata... mi auguro, insomma, che l'epilogo sia lo stesso. I presupposti ci sono, però sono sempre idea che il lavoro è alla base di tutto, quindi continuiamo su questa strada e il traguardo speriamo che si avvicini sempre di più. Perché il mister è un po' riflettere, abbiamo detto: guarda mister, siete l'unica squadra imbattuta di tutte le 102, ecco, non lo diciamo più. No, infatti si sa, se ci fermiamo a leggere tutti i numeri perdiamo solo che tempo e concentrazione. Sappiamo che stiamo facendo qualcosa di straordinario, però ripeto, non abbiamo effettivamente ancora fatto nulla, dobbiamo continuare così e restare sul pezzo, come dice il mister. Domenica col Siena, poi ci sarà mercoledì 2 novembre la partita in Coppa Italia Lega Pro, si gioca con la Gian Erminio fuori casa alle 14:30 mercoledì 2 novembre. Non c'è un attimo di respiro anche con la Coppa Italia, anche se immaginiamo un ampio turnover in quell'occasione. Abbiamo concluso, Adelchi, vieni, facci un selfie come ha fatto al suo matrimonio senza impallare la Mimma. La pubblico pure io? Esatto. Grazie a Riccardo Cazzola per essere stato con noi, Mimma Caligaris, Adelchi Puozzo, vai col grigio, grazie naturalmente a tutti quelli che hanno lavorato in audio e in regia. La settimana prossima.